Salve amici, bentornati nel mio canale YouTube. Anche in questo video vi propongo l'ascolto di ben tre collaboratori di giustizia e sono Giovanni Brusca, Giuseppe Maniscalco e Giovan Battista Ferrante. In particolare vi farò ascoltare la loro versione di fatti a riguardo della morte di Rosario Riccobono. Tutti e tre i collaboratori di giustizia hanno deposto durante il processo per l'omicidio dell'imprenditore Libro Grassi. Rosario Riccobono era il capo del mandamento di Partano Mondello. In un primo momento era uno stretto amico e alleato di Stefano Bondate. Ma poi, quando i corleonesi di Totò Riina hanno iniziato a prendere il controllo di Cosa Nostra, Rosario Riccobono è passato segretamente dalla loro parte. Rosario Riccobono aiutò i corleonesi facendo cadere gli affiliati della famiglia di Santa Maria di Gesù in numerosi agguati. Ad ogni modo, aver voltato le spalle ai suoi vecchi alleati fece di Riccobono un uomo non affidabile e questo spinse Riina ad eliminarlo. Un altro motivo che aveva attuato Riina di eliminare Rosario Riccobono era quello di non riuscire a controllare i suoi movimenti. Infatti, Totò Riina non era mai riuscito ad infiltrare uomini di fede corleonese nella famiglia di Rosario Riccobono. Allora amici, come al solito, prima di lasciarvi all'ascolto della registrazione audio, vi invito a lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Allora amici, adesso vi lascio all'ascolto della registrazione audio. Noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao ragazzi! Senta, passiamo adesso a un altro episodio. Lei ha fatto riferimento alla guerra di mafia, ha fatto riferimento sia pure per un breve passaggio alla figura di Riccobono Rosario. Chi era Riccobono Rosario? Allora era capo mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale San Lorenzo. Nell'ambito di quello che lei ha definito il contrapposto schieramento dei vincenti e dei perdenti, degli uomini di Riina e degli uomini di Bontate, il Riccobono Rosario, prima della morte di Bontate e Stefano, come si collocava? Si collocava neutrale. Quindi non era né con l'uno né con gli altri? Con l'altro, o apparentemente, però Salvatore Riina, mio padre, lo collocavano più con Stefano Bondate che con loro, però era neutrale. Perché suo padre e il Riina lo ritenevano più vicino sostanzialmente alle posizioni del Bontate che alle vostre? In base a quali elementi di fatto? L'evento di fatto io non conoscevo a quella data tutta la storia di Cosa Nostra. Loro sapevano più particolare, ritenevano vicino l'Inzerillo e il Stefano Bondate più vicino come amicizia, come rispetto, per convergenze uniche con Rosario Riccobono, con il gruppo Bondate, Badalamenti e questi di qua. Ma quando muoiono, vengono uccisi Salvatore Inzerillo e Stefano Bontate, il Riccobono Rosario partecipa a questa soppressione, ha un ruolo, ne viene informato successivamente? Qual è la posizione di Riccobono Rosario? Viene informato? Rosario Riccobono viene informato da parte di mio padre, non so se dopo l'omicidio di Stefano Bontate o dopo quello di Inzerillo. Viene informato da mio padre sotto indicazione di Salvatore Riina, Michele Gaglia e tutti quelli che erano là. E l'appuntamento viene fatto a Monreale, in una zona di Giacalone, oggi proprietà di Fiore Antonino dovrebbe essere. Lei era presente in quell'occasione? Sì. E questo, quando avviene questo incontro fra Salvatore Riina, a quanto pare era anche suo padre, e il Riccobono Rosario? No, Salvatore Riina non c'era, c'era solo mio padre, delegato dagli altri uomini d'onore.
di incontrarsi con Sario Riccobono e comunicargli quello che era successo. Dico, questo a che distanza di tempo avviene rispetto alla morte di Stefano Bontate? Ripeto, era successo, credo, dopo la morte, più sicuramente dopo la morte di Inserillo, di Salvatore. Quindi il Riccobono viene avvisato successivamente, quindi mi pare di avere capito, non ha sì. partecipato all'eliminazione né del Bontate né del Salvatore Inserillo. Che posizione assume? No, completamente. Che posizione assume il Riccobono Rosario rispetto a queste novità? Ma Rosario Riccobono, quando apprende i motivi per cui sono stati uccisi due e motivi perché poi si doveva eseguire per tutti gli altri, dice: se i fatti stanno così io non posso prendere che atto, e si è fatto giusto e sono a disposizione. Lei ha fatto adesso, proprio adesso, riferimento all'eliminazione di tutti gli altri, a chi si è riferito? Cioè, gli altri poi si dovevano eliminare, che sono persone vicine a Gaetano Badalamenti, si dovevano eliminare che sto Giovanello Greco, Pietro Marchese, cioè tutte le persone che in cui man mano si scoprivano che erano responsabili di questo complotto dovevano morire. E quindi il Riccobono Rosario si mise a disposizione? Sì. In sostanza il Riccobono Rosario è venuto a far parte dello schieramento dei Corleonesi? Sì. E l'alleanza con Salvatore Riccobono quanto tempo dura? L'alleanza con Salvatore Riccobono? Sì, fino al con Rosario Riccobono. Della sua... Rosario Riccobono, fino al giorno della sua morte, cioè della sua soppressione. Ma ci sono novità? Perché viene poi ammazzato? Intanto lei sa che chi ha deciso la sua eliminazione? Guardi, lui, a parte questo fatto che era ritenuto vicino a Stefano Bontate, era ritenuto pure un confidente di polizia o di carabinieri, quello che era. Più c'erano vecchi rancori di comportamento di Cosa Nostra, in quanto lo riteneva che era persona che aveva ucciso Angelo Graziano, aveva messo fuori famiglia Giuseppe Giacomo Cammino, Armando Buonanno, più quello che ho detto poco fa, ritenuto confidente di polizia, ritenuto vicino allo schieramento, a questo schieramento di Bontate e compagnia varia, a un dato punto hanno deciso, non so se mio padre Giuseppe Giacomo Cammino, cioè Michele Greco, non so se tutti, però io il giorno della sua eliminazione ero pure presente, gli posso dire chi erano presenti. Si fermi un attimo, Brusca. Dove temi di immagine? Sospensione di un minuto. Brusca, stiamo riprendendo il suo esame. Mi sente? Sì. Lei stava parlando delle ragioni di contrasto passate che vi erano state nei confronti del Riccobono. Li vuole ripetere in estrema sintesi che motivi c'erano stati in passato di contrasto tra Riccobono e Rosario e il gruppo facente capo a Riina e che poi nell'ambito della guerra di mafia assunse il ruolo di gruppo vincente? Quali contrasti vi erano stati? Lei dice che non le ho conosciute perché la storia vecchia di Cosa Nostra mi è stata riferita in seguito. Come sintetizza lei le ragioni di contrasto fra il Rosario Riccobono e i Corleonesi? C'era questo Angelo Graziano che era amico, credo, Salvatore Rino, Giuseppe Giacomo Cammino, ed era stato, a dire di costui, era stato eliminato ingiustamente, ed è stato con la scusa che questo si era comportato male, era stato ucciso ingiustamente da parte di Sergio Riccobono, secondo lui, per togliere una spina dal fianco, e l'aveva ucciso senza l'autorizzazione anche di competenza. Poi si diceva, per esempio quello che mi dicevano, che era confidente di polizia e quindi poteva passare delle... si riteneva un confidente di polizia. Aveva buttato fuori famiglia, sospeso per imprevedenza Armando Bonanni e Giuseppe Giacomo Cammino, in quanto erano stati arrestati a Castelvetrano ed erano fuori territorio senza aver avvertito il suo capo famiglia. Per tutti questi fatti, e più per l'amicizia con Stefano Bontate e tutto il resto, si è deciso di eliminarlo. Ma perché non venne eliminato subito, visto che c'erano queste risalenti ragioni di contrasto? Non venne eliminato subito perché lo ritenevano utile, chissà questo potesse portare a qualcuno degli cosiddetti scappati, che poi alla fine, quando si è scoperto il piano, molti sono scappati. Cioè i perdenti sono scappati. E Riccobono si dette da fare per aiutare i Corleonesi in questa opera di eliminazione degli avversari? Ma credo qualche cosa l'abbia fatto, però non
non so dirgli quanto. So che si è messa a disposizione per eliminare qualcuno di Gallina, di Carini, che era vicino a Stefano Bontade. Credo che abbia partecipato o organizzato pure l'omicidio di Emanuele D'Agostino. Comunque ne ha fatto qualcosa, però non gli so dire con precisione cosa ha fatto. Quando viene ucciso Enrico Bona? A distanza di quanto tempo dall'eliminazione del Bontate e dell'Inzerillo? Novembre 82. Lei ricorda la data esatta? 30 novembre, perché mi è stata comunicata il... cioè la conosco questa data. Dove viene ammazzato Enrico Bona al Rosario? Incontrato da Dammussi. Lei le venne a conoscenza dopo o nelle settimane, nei giorni precedenti era già a conoscenza del fatto che quel giorno poi incontrata da Musi Enrico Bona sarebbe stato ucciso? No, è stato organizzato il giorno prima, due giorni prima, il tutto, perché un piano era uccidere Enrico Bona e poi c'era tutta un'altra serie di omicidi che si dovevano commettere. Lei da chi ne viene a conoscenza? Ma io ne vengo a conoscenza perché, ripeto, il giorno prima, due giorni prima c'è stata una piccola riunione incontrata da Musi, tra cui c'era Giuseppe Giacomino, mio padre, Salvatore Rina, quasi un po' tutti i soldi, non mi ricordo tutti, però il gruppo era sempre questo. E si era stabilito che dovevano portare al Enrico Bona e compagnia da Musi, dopodiché gli avrei dovuto telefonare Antonino Madonia a Palermo, e Antonino Madonia, con il segnale MIOS con convenzionato, avrebbe commesso altri omicidi. Senta, non ho capito, Rosario Enrico Bona avrebbe dovuto essere ucciso a Dammussi. Rosario Enrico Bona e compagnia, che significa e compagnia? Perché è venuto assieme ad altre tre persone, non si sapeva con chi veniva, però se veniva da solo, veniva con due, veniva con tre, quantomeno due erano sicuri, e ne sono venuti quella mattina quattro. E invece non ho capito nemmeno, lei avrebbe dovuto contattare telefonicamente chi a Palermo? Antonino Madonia. Dopo aver strangolato i quattro, io avrei dovuto contattare Antonino Madonia, che c'era il piano poi di uccidere il rimanente del gruppo Enrico Bona, cioè della famiglia di Enrico Bona, al loro vicino. Allora, lei era quindi al contrario da Musi quando arrivò il Enrico Bona? Sì. Di chi è questa contrada da Musi? Dove arrivò il Enrico Bona? Contrada da Musi è stata, quando è successo il fatto, era ancora di proprietà di Barbaro. Poi è stata comprata, poi è stata ridata ai Barbaro, anche se poi ho saputo che gliel'hanno sequestrata per un pezzo. E poi c'è qualche procedimento in corso per motivi di confisca. Comunque il punto è quello: dove è stato arrestato mio padre, Bernardo Brusca. Ho capito. Senta, ma chi eravate? Lei era presente quando arrivò il Enrico Bona? Sì, sono io, Di Maggio Baldassare, Giuseppe Maniscalco, Giuseppe Agrigento, Bernardo Bomarito, Salvatore Lazio, Giuseppe Greco Scarpa, Giuseppe Agrigento, mio cugino Vito Brusca, Pippo Calò, Salvatore Rina, Matteo Motisi, Giovanni Motisi. In questo momento non ho altri ricordi. Poi assieme a Enrico Bona è arrivato Filippo Nania, Antonino Geraci, Nene Geraci e Giuseppe Giacomo Gambino. Ho capito. Senta, ma a che ora arrivarono di quel 30 novembre il Enrico Bona Rosario con le altre persone? Di mattina, intorno alle 10, comunque di mattina, 9 e mezzo, 10. Si ricorda che questa giornata era una giornata di sole, se era calda, se pioveva? No, era pioviginosa. Con quante auto arrivarono? Arrivarono là con due auto, una Volvo di Filippo Nania, con una Mini Minor e con una Golf che hanno lasciato un po' distante. Quindi arrivarono in totale tre auto, una Volvo, una Golf e una Mini Minor. Nella Volvo era di Filippo Nania, sì. L'ha detto lei, chi viaggiava nella Volvo? Nella Volvo c'era Rosario Enrico Bona, Filippo Nania, Giuseppe Giacomo Gambino e Nene Geraci. E sulla Mini Minor?
sulla Minimino c'era Toduccio Michalizzi, Geraci Antonino, Toduccio Michalizzi, Geraci Antonino, un certo Savoca, un certo Cannella, se non ricordo male. E chi guidava le tre? Cannello Carollo. Come dice? E le tre, o Cannello Carollo, non mi ricordo preciso, comunque uno di questi, ma credo che sia Cannella. Dei tre guidava il più piccolino, dovrebbe essere Savoca. No, mi scusi un attimo, andiamo, quindi abbiamo detto parlato della Volpe, abbiamo parlato della Mini Minor, vuole ripetere che era nella Mini Minor? Michele Michalizzi, no, Michele Rotuccio Michalizzi, il Savoca, il Cannella e Antonino Geraci. L'altra autovettura era una Golf? Sì. E chi arrivò con questa Golf? No, la Golf era stata lasciata un po' più distante, non era arrivato, cioè nel caseggiato sono arrivato con due macchine. Per non sfollare troppo macchine, questa macchina era stata lasciata un po' distante, prima di arrivare nel caseggiato. Ma quanto prima? Chiesto la stradella, saranno 150 metri, 200 metri, 300 metri. Cioè nella strada, diciamo, prima quella di prendere la stradella per entrare nel caseggiato, quindi saranno 200 metri, 150 metri, questo è la linea di massima. Ho capito, quindi invece la Golf fino al punto in cui poi venne lasciata, chi l'aveva condotta? Filippo Nania. Stiamo parlando della Golf, scusi. Ah, la Golf? No, non l'ho visto chi la guidava la Golf in quel momento. Si sono messi tutte otto persone in due macchine e nel caseggiato sono arrivato con due macchine. Il Riccobono era stato invitato da chi incontrare Dal Musi? Era stato invitato con una scusa di una mangiata, veramente l'appuntamento era a Partinico e poi come al solito da Partinico sono stati portati a San Giuseppe Ato. Era fatta con la scusa di una mangiata. Era invitato da Salvatore Rina, Giuseppe Cammino, un po' da tutti per questa mangiata. Quindi anche in questo caso l'appuntamento al Riccobono fu dato a Partinico? Sì. Per le stesse ragioni di cui poc'anzi lei ha fatto riferimento riguardo al duplice omicidio di Inzerillo e di Maggio? Questo più che altro per motivi di... c'era lo spavento di forze di polizia, avrebbe dovuto dare la battuta alle forze di polizia più che ai cosiddetti scappati e quindi fare arrestare a tutti gli altri. Questo era un po' la preoccupazione. Anche agli scappati cioè poter fare il doppio gioco, però prevalentemente era quella. Quindi la preoccupazione riguardo a ciò che avrebbe potuto fare il Riccobono? Sì. Posizione, Presidente, sono l'avvocato Azzù. Va bene, opposizione accolta, pubblico ministero, però vuole far chiarire perché non è stato chiaro nella sua risposta, le ragioni per cui si ritenne di... Ha fatto riferimento... Che la riunione, che il Riccobono si recasse prima a Partinico e poi da Partinico doveva raggiunse San Giuseppe Gato. Le ragioni per cui lui ne ha conoscenza, perché non si capisce. Sì, il Brusca lei ha posto una serie di domande e lui è stato molto sintetico, io non l'ho percepito il significato. Il Brusca ha fatto riferimento a preoccupazioni riguardo ad eventuali soffiate alla polizia. Vabbè, glielo chiarire a lui, pubblico ministero. Brusca, ripeta perché l'appuntamento al Riccobono venne fissato a San Giuseppe Gato e poi da lì ci si mosse. E poi da lì si trasferirono a San Giuseppe Gato. Perché qualche altro appuntamento, qualche altra mangiata era stata fatta a Partinico. Questa volta gli hanno dato un'altra volta l'appuntamento a Partinico e siccome c'era lo spavento che avrebbe potuto fare la soffiata alla polizia o carabinieri o fare doppio gioco con i cosiddetti scappati, quindi si preferì che avrebbero lasciato dire alla famiglia sai stiamo andando a tale punto, si diede l'appuntamento a Partinico. Da Partinico, Nene Geraci, Antonino Geraci e Filippo Nania se li sono messi in macchina e li hanno portati attraversando un po' di strade interne per perdere eventuali tracce, li hanno portati a San Giuseppe Gato. Quindi temevano o l'intervento della polizia oppure il doppio gioco con degli scappati, no? Questo... Perfetto, con i perdenti. Con i perdenti. Senta, ma dove venne dato l'appuntamento al Riccobono a Partinico? Gli scappati che c'entravano. Presso quale luogo? Non lo so, ma credo, siccome penso allo svincolo di Partinico perché
molti appuntamenti erano stati fatti, molti, qualcuno era stato fatto nella vicinanza, nella casa del fratellastro di Gerace Antonino, mi riferisco a un certo Centeneo, siccome si può dire allo svincolo di Partinico, credo l'appuntamento sia dato là e da lì poi sono proseguiti per San Giuseppe Iato. Che cosa avvenne quando arrivò il Riccobono? Ricorda, lei era presente alla scena dell'arrivo? Sì. Che cosa avvenne? Quando è arrivato il Riccobono sono scesi dalla macchina, subito con la scusa di salutarlo è stato invitato a entrare nella prima, perché c'è questo caseggiato un po', è combinato a U. È stato invitato ad entrare nel lato destro, dove c'era mio padre, c'era Giuseppe Calò, c'era Matteo Motisi, c'era Salvatore Rina, c'era Giuseppe Greco Scarpa, e gli altri tre sono stati invitati a entrare nella sala gioco, sala pranzo, quella che c'era. E subito dopo, appena hanno strangolato Rosario Riccobono, è uscito mio padre e ci ha dato subito l'ordine di eliminare gli altri, e subito dopo sono stati eliminati. Ma questa eliminazione del Riccobono fu preceduta da una discussione con lo stesso o fu subito strangolato? Ma credo subito, non ho neanche avuto il tempo forse di capire di che si trattava. Appena arrivato subito sono stati due minuti, un minuto, cioè si figura, è mio padre, sono entrati, con la scusa di salutarlo è stato strangolato subito mio padre, è uscito addirittura rimproverandoci, c'è che aspettate, c'è, muovetevi. E quindi lei non era presente nella stanza dove è stato ucciso, dove è stato strangolato Riccobono? No. Rosario? E chi era presente nella stessa stanza? Nella stessa stanza c'erano, come ho detto, Salvatore Rina, Bernardo Busca, mio padre, c'era Giuseppe Greco Scarpa, Nene Geraci, Giuseppe Giammo Gambino, Antonio Geraci, forse Filippo Nani, io mi ricordo se è rimasto fuori, cioè assieme a loro è venuto con noi, non mi ricordo il ruolo di Filippo Nani, e quindi l'hanno fatto loro. Non l'ho visto materialmente chi lo strangolò, chi lo ha fatto. Senta, quel giorno era presente... Lei ha fatto riferimento a determinati nomi, a determinati soggetti. Era presente anche Maniscalco? Maniscalco Giuseppe, sì, che di Maggio non l'aveva mai accusato. E lei lo ricorda come presente, a prescindere dal fatto che ricorda che Di Maggio non l'aveva accusato? Neppure lei aveva parlato? Non lo ricordo presente. Sì, ha detto sì, le aveva fatto riferimento a Maniscalco Giuseppe. In dato dietro. C'era Maniscalco Giuseppe e Giovanni Motisi, che erano abbastanza robusti e forse hanno pensato, se non ricordo male, a Cannella, che era pure una persona robusta, quindi ci hanno pensato subito loro per strangolarlo. Senta, dopo che suo padre vi ha dato la disposizione di sbrigarvi con riferimento agli altri tre, cos'è avvenuto? Che è avvenuto, che ripeto, il Maniscalco e il Motisi, Giovanni Motisi e qualche altro hanno strangolato a costui. Io, Bernardo Buonmarito, forse Otolaggio o Giuseppe Grigento, ripeto, non glielo so dire, io ho strangolato a Michele Michalizzi, a Totuccio Michalizzi. Poi c'è l'altro Cannella, Giuseppe Grigento, Salvatore Lazio, non mi ricordo, cioè, comunque tu subito ci siamo dati da fare. Poi è entrato pure il Antonino Geraci. E subito le abbiamo strangolate. Quindi in quel frangente quante persone sono state uccise complessivamente? In quel momento 4 persone. Il Riccobono più 3 accompagnatori? Sì, uno in una stanza e 3 in un'altra stanza. Se le vuole far indicare il nome questi accompagnatori del Vuole ripetere chi è stato ucciso, quindi oltre al Riccobono Rosario? E a Michalizzi di quel parlato. Totuccio Michalizzi. Ne ha parlato. Totuccio Michalizzi. Cannella e Savoca. Cannella chi? No, signor Presidente, io l'avevo visto per la prima volta, non mi ricordo il nome di battesimo. Vabbè, Cannella e Savoca. Senta, immediatamente dopo questo quadruplice strangolamento, cosa è avvenuto? Lei cosa ricorda? Dopodiché ci avevamo già premunite dell'acido e subito pensiamo di andarli a mettere sempre in 2 fusti d'acido vicino al torrente che si trova alle spalle di questo caseggiato, per poi quando sarebbero sciolti avremmo buttato tutto nel torrente per fare meno fatica. Dopo tempo
dopo tempo è successo che questo, questi bidoni d'acido, dopo un'oretta, una mezz'oretta, quello che succedeva, cioè questi bidoni d'acido con quei colpi dentro non ribolleva, cioè non faceva effetto. Voi perché la temperatura era bassa, voi perché eravamo incompetenti e avevamo messo i fusti proprio vicino al torrente dove ci passava l'acqua, quindi raffreddava il materiale che aveva bisogno di calorie, quindi abbiamo dovuto operare un pochettino per poter arrivare a fare partire questo acido. Dopodiché abbiamo, sentendo che c'era questo problema, disse può darsi che era mancanza d'acido, abbiamo pensato di maggio di andare da un certo Ficarrotta, il nostro compaesano elettricista, che è l'elettricista di Apple. Subito sono arrivato a Punta Rese e sono ritornato indietro. Lei come fa a dire che le auto sono state lasciate a Punta Raisi? Perché credo, se non ricordo male, sono stato io a indicare a Di Maggio e a Nania di andare a lasciarla, tipo che come se questi sarebbero partiti per chissà dove, cioè avrebbero lasciato le macchine là e se ne sono andate e hanno abbandonato le famiglie. E allora il Di Maggio venne incaricato per il reperimento di ulteriore acido quando tornò da Punta Raisi? Dopo che tornò da Punta Raisi era sorto questo problema, si incaricò di andare a recuperare questo acido. Sente, chi riaccompagnò il Di Maggio a Dammussi dopo che questi aveva lasciato l'autovettura che lui conduceva a Punta Raisi? Il Gerace e il Nania. Con quale autovettura sono tornati? Con la Volvo. La Volvo di chi era? Di Filippo Nania. Nania, quando tornò con il Geraci e con il Di Maggio, restò sul posto e quindi partecipò, era presente anche quando arrivò lo scaglione o andò via subito il Nania? No, quando arrivò, me ne accompagnò Di Maggio, subito dopo non c'era più bisogno di loro, hanno salutato e se ne sono andati. A chi si riferisce, usando il plurale? Oltre a Nania, chi è che se n'è andato? Se n'è andato poi anche Nenè Geraci, il vecchio. Nel frattempo la giornata si era rimessa al bello o continuava a piovere? No, quasi tutta la giornata fu questo piovigginare in maniera soffice. Senta, questi bidoni questi fusti nei quali vennero infilati quattro cadaveri, quanti erano complessivamente i bidoni? Due. E quindi furono infilati due cadaveri in ciascun fusto? Sì. Chi si occupò di spogliare i cadaveri? Ma quelli che eravamo rimasti poi là, io, Agrigento, Lazio, Bernardo Monmarito, mio cugino Vito Brusca, mio zio Mario, Giuseppe Agrigento, Genovese Giovanni, Genovese Salvatore, che non avevo menzionato poco fa, Maniscalco, quelli che eravamo, ci siamo dati un po' da fare tutti. Senta, questi fusti, lei ha detto, mi pare di avere così capito, furono messi sul retro rispetto a questo caseggiato AU, lo conferma? Sì. Il posto dove furono posati questi fusti era all'aperto o era sotto al chiuso? No, i fusti erano posizionati all'aperto, cioè vicino proprio al torrente, tant'è vero che il torrente, essendo che piovigginava, l'acqua ingrossava e andava a toccare i fusti e quindi non faceva ribollire l'acido. E li abbiamo dovuti risalire un pochettino verso il terreno. Senta, ma a questo punto dove furono collocati questi fusti con dentro due cadaveri ciascuno, per ciascun fusto, era visibile dalla pubblica via? Dalla via? Sì. No, completamente, eravamo proprio in campagna totale, cioè alle spalle del caseggiato, all'interno della proprietà. A distanza di quanto tempo dall'inizio di questo dissolvimento di cadaveri vi siete accorti che quel giorno questa operazione di squagliamento non andava bene? Ci siamo accorti che con l'esperienza di Riccobono e di Inserillo e di Maggio era avvenuta nell'arco di
di 3 ore, 2 ore e mezzo, quello che era, e qua ancora era passato 1 ora, 1 ora e mezzo e non prendeva spunto, quindi siamo andati subito ai ripari. Dice lei, il Di Maggio è andato a prendere dell'altro acido, dopo quanto è arrivato il Di Maggio con l'altro acido che avete, immagino, fatto, versato nei fusti? Ma guardi, in un paio d'ore, che ha dovuto andare da Musi a San Giuseppe Alto, San Giuseppe Alto sono andati a Palermo con il furgone, quindi aveva perso 1 ora e mezzo, 2 ore. Quando è arrivato il scaglione, lei ha fatto riferimento al fatto che poi arrivò lo scaglione, il Di Maggio era già tornato da Palermo con l'ulteriore acido? Quando arrivò Di Maggio con l'ulteriore acido, già scaglione si trovava pure dentro il fusto, Di Maggio non ha visto niente dello scaglione, però ha visto e sapeva. Senta, con chi è arrivato lo scaglione da Palermo? Con Raffaele Ganci. Ma chi era questo scaglione? Intanto come si chiamava? Scaglione come? Salvatore Scaglione, detto il pugile. Allora era il rappresentante della famiglia della Noce. E quindi arrivò con chi? Con Raffaele Ganci. Raffaele Ganci era all'epoca della stessa famiglia? Sì, della stessa famiglia. Era con la stessa scusa di andare per fare una mangiata. Verso che ora arrivarono a Dammusi Raffaele Ganci e Salvatore Scaglione? Intorno alle 11, 11 e mezzo. Questo prima di mezzogiorno. Perché venne eliminato quel giorno, subito dopo, a Rosario Riccobono, anche Salvatore Scaglione, il pugile? Perché anche costui era ritenuto vicino ai cosiddetti scappati, quello che so io. Poi c'era pure forse qualche altro problema di assio, però io in particolare non lo so. In particolar modo perché era ritenuto vicino alle Bontà, Inserillo, Badalamenti, a questo gruppo, quindi ritenuto inaffidabile. E perché lo scaglione? C'è un attimo soltanto. Questo, oggi ci dobbiamo occupare dell'omicidio di Riccobono e Scaglione. Lei ha fatto poc'anzi riferimento a questo omicidio. Lei ha parlato del 1982, ricorda il periodo esatto del 1982? Novembre. Come fa a distanza, mi scusi Maniscalco, come fa a distanza di tanti anni a dire che si trattava di novembre del 1982? Perché è stato, diciamo, questo è un omicidio che ricordo con particolare, perché sono stati il primo strangolamento che ho fatto io, e quindi è stato in questo periodo, diciamo, che sono state, diciamo, ho saputo che poi si sono fatti diversi omicidi in questo giorno nella provincia di Palermo. Ma lei cosa ricorda? Lei intanto dove sono avvenuti questi omicidi esattamente? Stiamo parlando degli omicidi di Riccobono e di Scaglione. Dove sono stati consumati? Contrada Dammusi, dove era latitante Bernardo Brusca. Ma in Contrada Dammusi, ma esattamente dove? Questa era una proprietà del dottore Barbaro, San Giuseppe Ato. Quindi è vicino a San Giuseppe Ato, proprietà del dottore Barbaro. Il dottore Barbaro che c'entra in tutto questo? Era il proprietario della casa? Sì, il proprietario della casa e del terreno. Ma chi ne aveva la disponibilità? Le case del dottore, gli dicevamo le case del dottore Barbaro, in questa località. Ma chi aveva le case, la disponibilità di queste case, di chi era? Quello che so io è che il fratello di Mario Brusca, Salvatore Brusca, aveva un contratto di affitto di questa proprietà e ne usufruiva Bernardo Brusca, però c'era un certo Lazio Salvatore che faceva da amministratore, coltivava il vigneto, diciamo, si occupava di gestire sia la casa che il terreno. A che distanza si trova questo caseggiato incontrato da Musi da San Giuseppe Iato? A pochi chilometri, diciamo, dal paese si vede, non lo so, in linea d'aria ci sono 2 chilometri, però andando per via, diciamo, per la strada ci saranno 4 chilometri. Ma come ci si arriva uscendo da San Giuseppe Iato? Intanto da dove si esce? Ci sono
diverse entrate per accedere in questo territorio. Cioè, prima si ci andava dallo scorrimento veloce, che c'era una stradella interpoderale e si ci andava, e poi normalmente si ci va scendendo da San Giuseppe Ato per le scuole, dove ci sono le scuole agrarie, diciamo noi nel paese. La scuola agraria, c'è questa strada che porta in questa località Dammusi, che va in questa zona che è ora una zona di villeggiatura, diciamo, estiva del paese. Senta, lei quel giorno, mi dica. Diciamo, se ci va sia da San Cipirrello, che c'è il macello praticamente, dove il macello comunale, e accanto al macello c'è questa strada che ora è oggi asfaltata, e si va, diciamo, in questa zona che è Dammusi. Sia da San Giuseppe che da San Cipirrello si può accedere in questa località. Senta, lei ha detto che ha partecipato a questi omicidi, ma lei si trovava lì per caso quel giorno in cui vennero strangolati Riccobono e Scaglione? No. Me l'hanno fatto sapere il giorno prima. Chi è che gliel'aveva fatto sapere? Non mi ricordo di preciso, ma di solito mi davano, diciamo, questi ordini mio cognato. Come si chiama suo cognato? Genovese Salvatore. E quindi questi ordini gli avevano suo cognato? O mio cognato, o Di Maggio, o Brusca Giovanni, loro erano quelli che mi davano, diciamo, questi ordini, e mi hanno detto che di tenermi a disposizione per domani, che avevano bisogno di me in questo... Ma le spiegarono perché, di che cosa avevano bisogno esattamente? No. E che cosa le dissero? Cosa le fu detto? Domani mattina di essere presente là, o di andare là in questo posto. Là dove? C'era da fare qualcosa. In contrada a Dammusi. E che cosa avvenne? Intanto, che giornata era? Una giornata di sole, era una giornata calda, era una giornata in cui pioveva, grandinava? Che giornata era, come da un punto di vista atmosferico? Se lo ricorda. Era, sì, una giornata, diciamo, bruttina, diciamo, pioviginava, c'era il tempo brutto, così una giornata... brutta, diciamo, grigia, una giornata, diciamo, invernale. Quando lei è arrivato in contrada Dammusi, a chi ha trovato sul posto? Quando sono andato là c'era tutta, quello che ricordo, c'erano quasi tutte le persone del mandamento di San Giuseppe Ato. C'era Bernardo Brusca, c'era Mario Brusca, c'era Totorrina, c'era un certo Scarpa, che poi è greco, è un killer pure di Palermo, e c'era Giuseppe Agrigento, quasi tutte le persone del mandamento. Non ricordo di preciso se... No, non lo ricordo, non l'ho visto materialmente, però so che erano là. C'era mio cognato, c'era mio suocero, c'era Giuseppe Brusca, Vito Brusca, tutti quelli della famiglia di San Giuseppe Ato. E quando lei è arrivato, le fu spiegato il perché si trovavano tutte quelle persone lì? Non le hanno detto niente? Sì, mi hanno detto che dovevano portare delle persone e dovevamo strangolarle. Chi è che glielo disse? Chi è che le disse? Devono arrivare delle persone e ci devi aiutare a strangolarle? Sì. Chi sì, è che glielo disse? Glielo disse là Bernardo Brusca, che era là assieme a me, che era là nella stanza. Siccome in questa casa... c'era un piazzale con due entrate, e quindi io, quando sono entrato, sono entrando dal lato destro, che c'è una porticina, e sono entrato là, e entrando là c'era
Totò Riina, Bernardo Brusca, Mario Brusca, Giuseppe Brusca e altre persone che non ricordo che erano là presenti, questo Scarpa, e mi hanno detto che dovevano venire, dovevamo portare delle persone e li dovevamo strangolare. E lei a che ora arrivò quella mattina? A che ora è arrivato lei quella mattina a Dammusi? Ma di buon'ora, penso le 8, forse magari prima. E ha aspettato molto tempo l'arrivo di queste persone? Queste persone poi arrivarono? Sì. A che ora arrivarono circa? Attorno alle 11, mezzogiorno. Chi arrivò in sostanza? Quante persone arrivarono? Arrivarono... è arrivato Antonio Geraci con Nania di Partenico, dell'ammandamento di Partenico. E assieme a loro sono arrivate altre macchine che poi ho ricordato, diciamo successivamente, non le ricordavo in primo tempo, però poi ho ricordato il tipo di macchine che erano e tutto, tramite il pubblico ministero che mi ha interrogato. Detto se c'erano queste macchine, io ho detto sì. Che ma quante macchine arrivarono allora? Tre macchine. Era una Volvo grigia dove c'era Antonino Geraci e Nania. Poi c'era una Golf e un mini minor. Ma la Golf, la Golf di che colore era? Se ricordo bene, bianca la Golf. E la mini minor e là c'erano e la mini minor di che colore la mini minor di che colore era? Non lo ricordo il colore della mini. Era bianca oppure scura? Scura. Quindi arrivarono la Golf era bianca. Come dice? La Golf era bianca. E la Volvo di che colore era? Grigia metallizzata. E la mini minor oscura. Senta, arrivarono queste tre macchine da sole o arrivarono assieme a queste tre autovetture, altre autovetture? No, queste tre ricordo io. Senta, lei ha parlato di Geraci, Nenè, mi pare di avere capito, e di Antonio. Nania. Ma chi sono questi Geraci, Nenè e Nania? Sono uomini d'onore del mandamento di Partenico. Lei li aveva mai conosciuti prima di quel giorno? Sì. E quindi le erano li stati avevo conosciuti. E le erano state formalmente presentati come uomini d'onore? Sì. Ma di chi sta parlando? Sì. Perché Geraci Nenè aveva un particolare ruolo a Partinico. Sì, diciamo il cugino aveva un il cugino di Antonio Geraci, questo era il giovane, quello che è venuto là, mentre diciamo Nenè, quell'anziano, è il comandamento della famiglia di Partenico. E era questo il cugino. E questa Nania era pure della famiglia di Partinico? Sì. Era sempre, io spesso lo vedevo assieme al capomandamento, a Nene Geraci. Ma come si chiamava questa Nania di nome? Filippo. Senta, ma che lavoro faceva Nania? Il costruttore. E Geraci, Antonino, questo il giovane? Geraci di preciso non lo so, ma so, diciamo che lavorava con dei preziosi gioielli. Senta, lei ha Non lo so. fatto riferimento a un interrogatorio del pubblico ministero che l'ha interrogata su questi fatti. Si riferisce a un interrogatorio avvenuto circa un mese fa? Sì. E chiarisca alla Corte, lei ha detto, io prima non me lo ricordavo, poi me lo sono ricordato. Cos'è avvenuto esattamente? Lei era stato invitato, adesso oggi le ho fatto la domanda in ordine alle autovetture, lei ha detto, io prima non me lo ricordavo, che cosa è successo esattamente? Non ricordavo al momento dell'interrogatorio le autovetture E che che cosa tipo ricordava? erano. Ecco, ma che cosa ricordava invece?
E sono arrivati con delle macchine e al momento non ricordavo il tipo di autovetture. Poi successivamente il pubblico ministero dice, può essere, dice, se le dico che erano questo tipo di autovetture, lei conferma? E io ho detto sì, confermo. Ma dopo che gliel'ha detto il pubblico ministero, lei l'ha poi ricordato che si trattava di queste tre autovetture o ha preso atto soltanto di ciò che le ha detto il pubblico ministero? No, ho ricordato che erano queste autovetture. Senta, quindi arrivano queste tre autovetture, in una ci ha detto che erano il Geraci, Nenè e il Nania Filippo, e con Geraci, sì. Nenè e Nania Filippo, che a quanto lei ha detto erano sulla Volvo grigio metallizzato, viaggiava altra persona, altre persone? No, mi sembra no, mi sembra di no. E nelle altre due autovetture, abbiamo detto una Golf bianca e una Mini Minor di colore scuro, quante altre persone viaggiavano? Quattro erano in tutto, se ricordo bene. Queste quattro persone chi erano? Lei è in grado oggi di ricordarlo? Si ricorda intanto chi erano? C'era Ricco, Saro Riccobono. Ecco, ho dimenticato di Giacomo Gambino, che c'era pure assieme a loro. Il Gambino che ha portato, era venuto assieme a Riccobono e altri tre giovani che poi ho saputo che erano Micalizzi, Cannella e Savoca. E Savoca. Senta, ma lei Riccobono prima di quel giorno lo aveva già avuto modo di conoscere? No. Quindi quella no. Era la prima volta che lei lo vedeva? Sì. E i tre giovani che erano con Riccobono, lei ha detto poc'anzi, Micalizzi, Savoca e Cannella, prima di allora li aveva già visti? No. Le risulta che il Riccobono e queste altre tre persone cui lei ha fatto testa e riferimento erano uomini d'onore? Successivamente ho saputo che erano del mandamento diciamo, di appartenenza di Riccobono, però non le ho avuto mai presentati come uomini d'onore. Comunque lei li ha visti scendere dalle autovetture soltanto, quindi non gliel'hanno presentato sì, al momento dell'arrivo. No. Senta, ma il Gambino Giuseppe, Giacomo Gambino, cui lei ha fatto riferimento adesso... Sì. Era in macchina con chi? Con Nania e col Geraci oppure era in macchina col Riccobono? In sostanza da quale macchina Presidente. È scesa? C'è opposizione. Ha detto che Nania e Geraci erano nella Volvo da soli. Io le sto chiedendo. Già l'ha detto, Presidente. Lo ha detto. No. Poi leggeremo assieme. Abbiamo detto. Mi fanno una domanda. Il Maniscalco ha ricordato la presenza. Prima ha parlato di Nania e Geraci. Poi ha parlato di quattro persone, Riccobono più tre, e poi mentre si parlava di queste quattro persone ha aggiunto, ricorda adesso, è venuto anche Giacomo Gambino. Io sto chiedendo, Giacomo Gambino, di cui si è ricordato per ultimo, in quale delle tre autovetture era? Non lo ricordo di preciso, ma credo che era con Nania e Geraci, cioè, sono sicuro che è venuto con loro, con le macchine assieme a loro, perché precedentemente ho saputo che c'era un motivo perché sono venuti anche questi di Partinico, perché nell'appuntamento non si fidavano di dareci l'appuntamento. Lo spiega alla corte perché sono venuti questi di Partinico. Lei cosa ha saputo dopo? Successivamente ho saputo questo, che visto il clima che c'era e visto diciamo il personaggio qual era Saro Riccobono, che si diceva nell'ambito che aveva conoscenze e aveva conoscenze con dei carabinieri oppure aveva delle infiltrazioni, diciamo aveva rapporti con i infiltrati, con i carabinieri, diciamo, e in un certo senso lui poteva aver detto che questo appuntamento dove doveva, diciamo, la località dell'appuntamento
si è scogitato questo piano di darci un appuntamento a parte Nico e poi successivamente da là portarlo a incontrare Dammusi. Diciamo, questo è stato il motivo che ho saputo successivamente, perché erano venuti Nania e Gerace Antonio a accompagnarlo loro, per darci, diciamo, una falsa, diciamo, pista, diciamo, darci un indirizzo e poi portarlo in un altro, perché si diceva nell'ambito che lui poteva magari dirlo ai carabinieri o a fare una soffiata, diciamo, si aveva, in un certo senso si aveva questo timore. Un attimo, è caduto un collegamento con la saletta. Centro servizi. Si può riprendere? Sì, si può riprendere. Senta Maniscalco, lei ha fatto riferimento per ultimo a Gambino, Giacomo Gambino. Chi è questo Giacomo Gambino? Di quello che lo conosco io era il capo mandamento della famiglia della Noce, di Partano della Noce, e cognato di Raffaele Ganci Faluzzo, che poi successivamente è venuto. Quindi è cognato di Raffaele Ganci. Che cosa risulta lei riguardo al novembre del 1982? Non quello che è avvenuto dopo, ma fino a quella data su Gambino Giacomo lei l'aveva già visto altre volte, l'aveva conosciuto, o fu quella l'occasione in cui l'ha avuto presentato per la prima volta? E quella è stata l'occasione in cui... Quindi prima di allora lei non l'aveva visto? No. Poi mentre ha avuto... Dica. Mentre Ganci ricordo di averlo visto qualche altra volta. Dopo averlo visto a Gambino Giacomo in quell'occasione, stiamo parlando del novembre dell'82 con Trada Dammusi, ha avuto modo di vederlo in altre occasioni successive? Sì, ricordo che l'ho visto qualche altra volta incontrare a Dammusi, mentre a volte andavo a trovare a Bernardo Brusca, sempre lui in questa latitante, e l'ho incontrato qualche altra volta. Senta, lei ci ha detto che subito dopo ha capito, le è stato spiegato perché era stato il Riccoboni in un primo momento indirizzato a Partinico per evitare che lo stesso potesse riferire. Senta, le risulta che in effetti quella mattina, prima di venire a Dammusi, il Riccobono si era recato quindi a Partinico? Sì, perché l'hanno portato loro, Antonino Gerace e Filippo Nania, che sono uomini d'onore del mandamento di Partinico. Ma quelle altri tre... E poi successivamente... Quegli altri tre giovani che erano con il Riccobono venivano con lui da Palermo, ha saputo questo lei? Sì. Quando sono arrivati, che cosa è avvenuto? Descriva alla corte con maggiore precisione possibile ciò che lei ricorda in modo chiaro, però, non tanto ciò che invece non è preciso nei suoi ricordi. Cosa avviene quando arrivano queste tre autovetture da cui sono scesi complessivamente 6 persone? E, diciamo, nella prima stanza è entrato Rosario Riccobono e Gambino. In questa stanza, ripeto, c'ero io, Brusca, Rina, Mario Brusca, Brusca e Bernardo, Mario Brusca, Giuseppe Brusca, Scarpa e altri che al momento non ricordo, è entrato in questa stanza. Mentre nell'altra Mi scusi stanza... un attimo, quindi lei era nella stanza, diciamo, con le persone più importanti quel giorno lì? Sì. Ma lei ha detto perché... che non aveva una particolare carica, come mai era con i più importanti? Ero là perché... Rina mi ha detto di stare vicino a lui
per darci una mano, di stare vicino a lui per aiutarlo, diciamo, siccome io sono abbastanza alto e possente, c'era questo particolare, volevano questo particolare aiuto per immobilizzare la persona che dovevamo poi strangolare. Quindi questo è entrato Ricco Bono con Giacomo Gambino, e che cosa ci ha detto, sì, le persone di cui si ricorda la presenza, e che cosa è avvenuto? È avvenuto che appena entrato lui, lo abbiamo immobilizzato, lui si era prestato per salutarlo e noi l'abbiamo subito immobilizzato per le braccia, e il Reina ci ha detto, dice, che riferendosi a lui gli ha detto, dice, hai finito, la tua corsa è finita, dice hai finito di mettere tragedie e fare delle tragedie, e queste stato, diciamo, le parole che gli ha detto Reina. E il Ricco Bono che ha detto? Il Ricco Bono non voleva parlare, però non ci è stata data la possibilità di parlare, e poi l'abbiamo strangolato. Come l'avete come l'avete strangolato, Ricco Bono? Con una corda che già avevamo preparato là, una corda, e gliel'abbiamo messa al collo e l'abbiamo strangolata. Chi è che gliel'ha messa al collo? Io assieme a altri, l'aveva Mario Brusca questa corda, e l'abbiamo messa al collo e l'abbiamo strangolata. Quindi materialmente chi è che ha strangolato, scusi un attimo, materialmente chi è che ha strangolato, sì, Ricco Bono? Io, e Mario Brusca, Bernardo, diciamo noi. E successivamente, quando lui l'abbiamo messo a terra, abbiamo sentito uno sparo che veniva dalla stanza accanto. E il Scarpa, sentendo questo sparo, ci siamo premurati di avvicinarci a questa stanza che era vicino, e abbiamo capito che era la stanza dove sono andati questi altri tre che accompagnavano il Ricco Bono. Abbiamo, da dietro la porta, abbiamo chiesto che è successo, ci hanno risposto niente, state tranquilli, e mentre hanno aperto la porta, Salvatore Lazio era partito un colpo della pistola che aveva bucato il tetto. Accidentalmente era partito un colpo della pistola. E così ci siamo. Ma queste tre persone che sono arrivate con Ricco Bono e che quindi sono entrate in un'altra stanza, sono state. Che cosa è successo a queste altre tre persone? E quelli che erano nella stanza accanto li hanno strangolati pure. Che nella stanza accanto c'era il Lazio, c'era. Chi c'era? Non ho capito. Lazio. È quello Totò, che ha sparato. Salvatore. È quello che ha sparato il colpo di pistola? Sì. E poi chi, sì, c'era oltre al Lazio Totò? Io, diciamo, non mi sono addentrato nella stanza perché ero in quell'altra, però c'erano tutte le altre persone che erano quella mattina là. C'era Agrigento Giuseppe, c'era Di Maggio, c'era Brusca Giovanni, però io in questa stanza non sono entrato perché ero in quell'altra. Quindi loro, quelli che materialmente che li hanno strangolati, io non l'ho visto materialmente chi li ha strangolati perché ero, ripeto, nella stanza accanto. Quindi in sostanza, mentre voi strangolavate Ricco Bono, gli altri strangolavano gli altri tre. Senta, in questo momento, in questo contesto, cioè dopo essere arrivati con le autovetture, Geraci, Nenè e Nania Filippo erano entrati con voi nella stanza, nella prima stanza, nella seconda stanza, se ne erano andati? Che cosa è successo? No,
se ne erano andati, se ne erano andati, e che successivamente ho saputo che siccome dovevano venire altre persone, dovevano portare via le macchine che erano, diciamo, con cui erano venute queste persone. Quindi si sono affrettati a portarsi le macchine di queste persone e poi ho saputo che le hanno portate all'aeroporto di Punta Arenas. Comunque lei, dopo averli visti scendere dall'autovettura, non li ha più visti quel giorno, né a Nania né a Geragi Antonino? No, poi ho saputo che... No, lei li ha più visti, lei li ha più visti quel giorno incontrata da Musi dopo averli visti scendere dall'autovettura quando è arrivato il Riccobono? Se non ricordo male, li ho rivisti che hanno accompagnato Di Maggio là. Riaccompagnato Di Maggio. Vabbè, ora su questo ci torniamo. Mi dicono, completiamo invece il discorso degli strangolamenti. Quindi voi avete ucciso Riccobono in una stanza e gli altri tre accompagnatori di Riccobono venivano uccisi nella stanza, venivano strangolati nella stanza accanto. Cosa avviene di questi cadaveri? Che cosa ne fate? Momentaneamente, diciamo, si mettono da parte, perché aspettavamo che dovevano venire altre persone. Dove li avete messi? In che senso li avete messi da parte? Io non l'ho visto di preciso dove li hanno messi, però diciamo li hanno messi in un posto dove diciamo, non era visivo, diciamo, nascosti in qualche angolo dal dietro della casa, perché aspettavamo altre persone che dovevamo pure strangolare. Ma che aspettavate? Aspettavate Maniscalco? Aspettavamo a Scaglione. Ma lei l'ha saputo dopo? Totò Scaglione, lei l'ha saputo dopo che doveva arrivare, che si chiamava Totò Scaglione, o glielo dissero subito che doveva arrivare Totò Scaglione? No. Me l'hanno detto che doveva arrivare questo Scaglione, che era un ex pugile, e per questa occasione anche Rina mi disse di stare vicino a lui, Bernardo Brusca, che era una persona possente, era una persona abbastanza, diciamo, abbastanza forte, e quindi dovevamo immobilizzarlo subito dopo, appena arrivasse. Senta, ma questo Scaglione lei prima di allora, prima di quel giorno, l'aveva visto, già l'aveva avuto modo di conoscere? No. E poi è arrivato questo Scaglione? Sì. Dopo quanto tempo? È arrivato... Mi dica. È arrivato... Di preciso non glielo so dire, ma penso qualche oretta e mezza, due ore dopo. È arrivato con Raffaele Ganci ed è entrato là nella stanza, sempre nella prima stanza, dove ero io con Brusca, Rina ed altri che ho detto. E così subito dopo, appena è entrato, lui lo abbiamo immobilizzato. E lui, sorpreso, ha detto: che cosa c'è? Perché? Che mi volete fare? E Brusca e Rina gli ha detto che anche lui gli aveva detto che se non uccideva a lui e a Riccobono non si sarebbe più chiamato Totò Riina. Perché ce l'aveva, non lo so, perché ce l'aveva con loro, perché in quel periodo c'è stata la guerra e loro non gli erano fedeli, non lo so di preciso come era l'intreccio. E gli ha detto, dice, anche dice, ora farai la fine di quell'altro cornutazzo, che si riferiva a Riccobono. E lui voleva parlare, dice: fatemi parlare, almeno fammi dire qualcosa. Ti posso dire che sono innocente, non c'è niente da parlare. Così ci ha detto di metterci pure la corda al collo. Così
Deve parlare un poco più forte, Maniscalco. Senta, quindi in quella stanza quando è stato ucciso, quando è entrato lo scaglione, chi erano presenti? Veda di ricordarselo, se lo ricordo ovviamente. C'era Bernardo Brusca, Totò Riina, io, Scarpa, Mario Brusca, e poi mi sembra che in quella stanza è venuto pure Giuseppe Agrigento, in questa stanza, per uccidere pure a Scaglione. Non lo ricordo di preciso, comunque queste eravamo. Senta, quando lo Scaglione è arrivata, la giornata era ancora grigia, pioveva ancora? Sì, fino al pomeriggio è piovuto. C'era leggermente qualche scarita, ma poi piovigenava tutto il pomeriggio. Senta, ma in quel momento, quando è arrivato Scaglione, si ricorda con che auto è arrivato? È arrivato, ha detto lei, con Ganci, con Raffaele Ganci. Si ricorda, sì, con l'auto? Raffaele Ganci. Con che auto sono arrivati? No, non me lo ricordo. Senta, e quando è arrivato Raffaele Ganci, sono arrivati Raffaele Ganci e lo Scaglione, le tre autovetture che erano arrivate prima erano ancora lì? No. Le avevano già portate via all'aeroporto, ho saputo che l'hanno portata a Punta del Raisi. Chi le ha portate via? Lei ha visto chi ha portato via queste autovetture? Sì, c'è il Di Maggio, Nania, Filippo Nania e Geraci, il giovane, quelli che erano venuti con loro. Lei ha detto che poi Nania, che poi ha rivisto il Di Maggio. A distanza di quanto tempo è ritornato Di Maggio a Dammusi? Un'oretta e mezza, due ore, non lo ricordo di preciso. Più o meno questo tempo ha perso. E con che auto è tornato il Di Maggio a Dammusi? Credo con la Volvo di Nania. E quindi con il Di Maggio è tornato anche il Nania? Sì. Non ricordo di preciso, ma penso che è andata così. Perché capisce, a distanza di tanto tempo, certi particolari sfuggono. Senta, ne eravamo rimasti che i tre primi cadaveri li avevate messi da parte, lei non aveva partecipato, sì. E li avevano messi in modo che coloro i quali arrivavano dopo, sì, non li potessero vedere subito. Sì. Poi viene ammazzato Scaglione, quindi siamo a quattro cadaveri. Che ne avete fatto di questi quattro, sì, cadaveri? Il Lazio... A conti fatti dovrebbero essere 5, voi come state? Ha ragione, Presidente, erano 4 più 1, 5. Quindi questi 5 cadaveri, sì, che ne avete fatto? E già avevano predisposto dei bidoni di questi per il gasolio da 200 litri, da gasolio, bidoni questi per l'olio, fusti in lamiera, non so se... Ma stavo capire. E dove erano stati messi questi bidoni? Dove erano stati messi? Li avevano predisposti accanto alla casa, che c'è un piccolo ruscello, e li avevano messi là. Quindi Lazio e gli altri si sono dati da fare per spogliare i cadaveri, per metterli rispettivamente nei fusti contenente l'acido. Lei ha partecipato a questo, Maniscalco, lei ha partecipato, sì, a questa operazione nello spogliare i cadaveri e nell'infilarli dentro i fusti? Sì, ero là, però gli davo qualche mano, ma ero, diciamo, là, sì, ho partecipato. Non, per spogliarli no, c'erano, diciamo, è stato in una prima fase, successivamente ho dato una mano per metterli nei bidoni. Senta, ma questi bidoni quindi erano all'esterno rispetto ai magazzini? Sì, sì, c'erano in mezzo a degli alberi. Presidente, chiedo scusa.
chiedo scusa Presidente, mi può dare un attimo la parola l'avvocato sì, Rizzo? Senz'altro, io volevo invitare il pubblico ministero a fare delle domande meno suggestive o comunque quantomeno che non contengano la risposta. Tante volte noi riceviamo una risposta da parte del collaboratore di sì o no, o sì, effettivamente è così. Quindi ciò presuppone che la domanda contenga la risposta. Quindi quantomeno fare delle domande meno suggestive. È una sollecitazione al Presidente per una verifica anche per la Corte, diretta in esito alla trascrizione, a verificare se si tratta di una domanda suggestiva. Presidente, mi scusi. Il Ministero ascolta pure. Mi scusi, Presidente, sono l'avvocato Fileccia. E facendo seguito all'osservazione fatta, all'opposizione fatta dalla collega Rizzo, devo dire... Quindi è un'opposizione, non è un invito. È un'opposizione, un'opposizione rimarcata, che rimarco, perché proprio faccio riferimento all'ultima domanda, lasciamo stare tutte quelle che ha fatto in precedenza. Quindi, qual è... mi scusi Presidente, non ricordi, mi faccia parlare Presidente. Riferimento all'ultima domanda, il pubblico ministero ha così formulato, i bidoni erano fuori dalla abitazione, dalla casa, la risposta già c'è. No, io, ritengo che la risposta ho detto i bidoni erano fuori o erano dentro. Mi scusi, la domanda più correttamente doveva essere dove erano i bidoni? Così. I bidoni erano fuori o erano dentro? Maniscalco. I bidoni erano fuori, lo sto dicendo io. Non e dove esattamente? Cioè sono dove erano fuori messi? Della casa. E dove erano in un ruscello, c'era un ruscello con l'acqua, i bidoni erano confinanti con questo ruscello con l'acqua. Stavo spiegando questo fatto, cioè sono fatti vissuti in prima persona, atrocemente vissuti, che uno in certi particolari non vorrebbe ricordarli, però la realtà è questo è il mio impegno di collaborare con la giustizia a qualsiasi prezzo, che voglio mantenere fino in fondo preciso. Sono emozionato perché non capita tutti i giorni uno parlare di queste atrocità, purtroppo le ho commesse, però è quello che dico, penso che credo che sia la verità, non ho niente da nascondere. Senta Maniscalco, torniamo ai bidoni. Torniamo ai bidoni, ha detto che erano all'esterno dei locali in un ruscello. Sì, perfetto. Erano, successivamente erano collocati all'interno di questo ruscello. Sì. C'è opposizione, Presidente. Siamo sempre allo solito punto. Ha detto poc'anzi che erano posti adiacenti al ruscello. Al confine del ruscello. Opposizione accolta, buonasera, rispondo alla domanda. L'acqua del ruscello toccava... Tutto a posto. Maniscalco, l'acqua del ruscello toccava o non toccava questi bidoni? Di quello che mi ricordo io, quando abbiamo posato questi bidoni, l'acqua quasi toccava i bidoni, ma siccome successivamente il ruscello si è ingrossato perché piovigginava e cose, poi l'acqua ha incominciato a toccare i bidoni. Difatti l'acido che era nei bidoni non ha potuto disciogliere alcuni corpi perché, visto questo ingrossamento del ruscello che andava l'acqua a toccare i bidoni, abbiamo dovuto spostare i bidoni e metterli in un rialzo più distante dall'acqua che del ruscello. Quindi erano questo stati volevo dire. Quindi erano stati posti, sì. Erano stati poggiati accanto posti. Al mi lasci finire, Maniscalco. Erano stati poggiati accanto al ruscello e poi il ruscello si è ingrossato. Sì. E li abbiamo dovuti spostare perché l'acido a contatto con l'acqua non raffreddava, l'acqua raffreddava quest'acido e non scioglieva i cadaveri. Senta, ma nel posto dove sono stati collocati questi bidoni, che a quanto abbiamo appreso erano un posto esterno rispetto ai magazzini, ci pioveva, cioè l'acqua entrava anche l'acqua piovana dentro i bidoni o no? Sì, fuori erano, pioveva, quindi
Non so se abbiamo messo dei coperchi sopra questi bidoni, non lo ricordo di preciso, o i tappi stessi dei bidoni. Però non è che diciamo pioveva a diluvio, diciamo piovigginava abbastanza. Senta Maniscalco, questo squagliamento di cadaveri che lei ci ha detto ha avuto degli allungamento dei tempi per l'acqua del ruscello ingrossatosi, quanto è durato questo scioglimento dei cadaveri? Lei è stato presente per tutto il tempo in cui i cadaveri in questione si sono dissolti nei bidoni? Sì, sono rimasto fino a tardi, fino a quando materialmente la buona parte dei cadaveri, diciamo, si erano disciolti. C'è stato pure un imprevisto che, visto che quest'acido perdeva tempo a disciogliere questi corpi, e il Di Maggio su richiesta di persone più anziane che già sapevano, diciamo, che avevano fatto precedentemente questi lavori, ha detto che ci voleva dell'altro acido, quindi bisognava andare a procurare dell'altro acido per avere per materialmente sciogliere più velocemente i cadaveri. E quindi il Di Maggio è andato a San Giuseppe Ato dal Ficarrotta per andare a prendere dell'altro acido. Questo Ficarrotta è un signore che c'ha un fa l'elettrauto a San Giuseppe Ato ed era aveva a disposizione, aveva disponibilità per trovare questo acido. Siccome lui era elettrauto e nello stesso tempo costruiva accumulatori per autovetture, e quindi non so, sono andati a Palermo per andare a comprare quest'acido assieme a Ficarrotta, e successivamente poi lo hanno portato là, incontrato da Musi, fino nel tardo pomeriggio. Quindi quando è terminata questa operazione di dissoluzione dei cadaveri, che ore potevano essere? Lei ha parlato di tardo pomeriggio. Sì, era quasi sera, incominciava a fare buio, fino a tardi. Senta, Ganci, Raffaele, è arrivato, abbiamo detto, a lei ha detto con lo scaglione. Ganci è rimasto molto tempo a Dammusio, se n'è andato, cosa le risulta a lei, cosa ricorda? Non lo so, non è rimasto fino a quando abbiamo disciolto i cadaveri, perché eravamo poi noi quelli del luogo che ci adoperavamo. È rimasto un po', ma di preciso non so dire un'ora, due ore. Hanno parlato fra di loro con Rina e Brusca, le persone più importanti che erano là, e poi penso che siano andato. Di preciso non lo ricordo, però non l'ho visto più assieme a noi per disciogliere i corpi. Senta, sono stato distratto, c'è un difensore, ha un dubbio, ma prima che glielo chieda il difensore glielo chiedo io, ma quel giorno carabinieri non ne passavano da lì? Voglio dire, avete messo i cadaveri all'esterno, erano cinque bidoni, la preoccupazione che passassero forze dell'ordine non l'avete valutata? C'è opposizione, non ha detto che erano cinque bidoni, c'è opposizione. C'erano dei bidoni accanto a un ruscello che poi si è ingrossato. E dentro questi bidoni c'erano cinque cadaveri, non vi preoccupavate che passavano i carabinieri? Che precauzioni avete adottato? C'è opposizione, Presidente, sono l'avvocato D'Azzo. Il signor Maniscalco non ha mai parlato di precauzioni. Io ho chiesto se hanno adottato precauzioni, col punto interrogativo. Ma la domanda va apposta, perché è una domanda che pone il pubblico ministero con riferimento alle modalità dei fatti che ha descritto. Le precauzioni sono state queste, di mettere i bidoni in questo ruscello in mezzo agli alberi. E quindi dalla strada a questo posto non si vedeva dove c'erano i bidoni? No. Ma la pubblica via, a che distanza è da questo caseggiato dove sono avvenuti questi strangolamenti? La strada. E poi successivamente c'è
una salita per andare in questa casa, che questa salita sarà Ruscello, 60 metri, e poi sulla destra c'è l'entrata che è altri 50 metri, però diciamo dove abbiamo messo noi i fusti è, diciamo, è più basso rispetto alla casa, diciamo c'è un dirupo di un 5-6 metri, forse più, quindi è sottomesso rispetto alla casa, però rispetto alla strada, diciamo, rispetto alla strada non si vede dove c'è questo ruscello. Senta, quanti erano allora questi bidoni da 200 litri? Mi pare di avere capito che mi pare di aver sentito che fossero di queste dimensioni. Quanti erano complessivamente? I cadaveri abbiamo detto che erano 5. E i bidoni? Sì. I bidoni, se ricordo bene, erano 4, perché due persone le abbiamo messo dentro un bidone. Due persone in un bidone, quindi 4 complessivamente i bidoni. Sì, se ricordo bene, non vorrei sbagliare. Lei cosa sa della uccisione, della soppressione, dell'eliminazione di Saro Riccobono? So che in, diciamo appunto in quel periodo, che credo che sia stato nella fine dell'82 o comunque nei primi dell'83, praticamente io assieme a Salvatore Biondino e i due cugini Salvatore Biondo, uno chiamato il Lungo e l'altro il Corto, appunto siamo stati chiamati per restare sempre a disposizione da Pippo Gambino, da Salvatore Buffa, Pino Buffa, Mario Troia. Dovevamo stare, ripeto, parecchi giorni a disposizione, come siamo rimasti parecchi giorni a disposizione ad aspettare che qualcuno ci chiamasse. Che significa stare a disposizione? Praticamente dovevamo stare sempre in un posto praticamente nel Paglio Biondo, dove abitavano i due cugini Salvatore Biondo, ad aspettare che qualcuno ci venisse a chiamare, perché ci era stato detto che si dovevano praticamente uccidere diverse persone. Non ci è stato detto chi si doveva ammazzare, però dovevamo stare sempre a disposizione. E quanti giorni avete atteso? Avete atteso per più giorni? Guardi, sono stati diversi giorni che siamo stati lì ad aspettare praticamente questi eventi. Ma lì dove? A volte nel Baglio, nel Baglio Biondo, a volte a casa di Salvatore Buffa, quindi lì al convitto. Lì Salvatore Pippo Gambino poi ci riferì che era stato ucciso Rosario Riccobono. Quindi proprio in quei giorni che voi eravate in attesa lei ha avuto questa notizia dal Giuseppe Giacomo Gambino? Sì. E cosa le disse al riguardo? Come? Cosa le disse con riferimento all'avvenuta soppressione in quel contesto temporale, in quei giorni del Rosario Riccobono? Mi disse che appunto avevano ucciso Rosario Riccobono e quindi adesso stavano provvedendo a fare dell'altro. Difatti hanno chiamato pure Totucciolo Piccolo. Sì, ma prima di parlare di Totucciolo Piccolo, cosa le disse in ordine all'avvenuta soppressione di Riccobono? Le disse dove, le disse come, le disse chi aveva partecipato? No, dove non mi è stato detto neanche chi c'era, tantomeno l'ho chiesto io. Però mi è stato detto che praticamente erano, cioè commentando il fatto che praticamente parlava che alcuni avevano continuato a mangiare subito dopo l'omicidio e appunto subito dopo lo strangolamento di Saro Riccobono e di altri, che non so appunto chi erano questi altri che erano stati uccisi nella stessa giornata.